Si parte che qua col pancettone, taglio fresco, viene rifilato, dopodiché si sala con sale, pepe, in questo caso solo chiolo di garofano. Anche questo se lo trova in un paio di volte, dopo due giorni viene la correzione, si tiene sempre una decina di giorni in sale a frigo, dopodiché assume questo aspetto, anche questo qua un po' molle, torna in tutta la temperatura, non so cosa farci. Dopodiché viene cucita, la cucitura viene fatta rigorosamente a mano, non esistono macchine per farlo, anche perché non verrebbe così bene se no. Da prima viene, diciamo, vengono dati questi fermi che servono a contenerla. Ecco, qui la lavorazione è tutta a mano, ancora. Non esistono macchine, vero? No. Che fanno questo lavoro. No, macchinari non esistono. Comincio a vedersi poco, abbiate pazienza. La pancetta ha una stagionatura di 4 mesi minimo da disciplinare di produzione. Però se riuscite a tenerla un anno di stagionatura e quando diciamo che il grasso bianco comincia a diventare quel bel rosaceo che poi ci scioglie in bocca, allora la differenza tra un prodotto stagionato come la pancetta che trovate sul mercato e la pancetta DOP è questa, che mandando la pancetta DOP mettete la fetta in bocca e questa fetta si scioglierà in bocca. Se mangiate un prodotto fatto con degli starter, mettete la fetta in bocca e sembra di masticare la cicca. Può anche essere piacevole, può essere che saporita, però io mangio la pancetta, non mangio la cicca. Dopo che state, diciamo, dati questi passetti, viene cucita. Qua faccio allontanare un po' il professore, sennò rischio di ucciderlo. Infilzo col lago, non vorrei farle male. Questa è la cucitura, che è la cosa, diciamo, un po' più complicata da farsi. È un'operazione lunga, eh? Pensate ai solumifici che ne fanno migliaia tutte le settimane. Però si potrebbe anche fare solo con dei macchinari, ma perderebbe il valore. Cioè, bisogna cercare, come voi fate con la focaccia, credo che la cosa deve mantenere il valore. Il valore che ha del territorio e la storia che c'era nel prodotto. Logicamente, se andiamo ad industrializzare tutto, secondo me ci tiriamo un po' la zappa sui piedi, non lo so. Tantissimi prodotti a corollario dei tradop. Esatto, io direi anche, prima una parentesi, ma anche se ci fosse qualche parmigiano non la può contestare, che una volta il curatello si faceva nello stato pallavicino, poi per colpa di burocrazia e quant'altro, di un sindaco sbagliato, tra virgolette, non ha voluto che il DOP del curatello venisse anche nello stato pallavicino che sta nella parte piacentina, e loro si sono appioppati, come fa spesso il parmigiano, ha fatto bene naturalmente sotto l'aspetto, diciamo, non facciamo campanellini. No, no, è la verità, cioè sta scritto nel libro di storia. Lo stato qua da vicino si faceva il curatello. No, il curatello ce l'abbiamo. Sì, ce l'abbiamo anche noi come solume tipo. Però viene sempre messa la pelle di sugna per far sì che la parte, diciamo, grassa non rimanga esposta a eventuali batteri o parassiti, mentre la catena, siccome asciuga e secca, non ha di questi problemi. Adesso blocchiamo la pelle di sugna con una spoletta. Vedete quanto spago viene utilizzato in un salumificio? Provate a immaginare. E anche questo non c'è nulla di sintetico, tutto naturale. Sì, questa è canapa. Dunque, alla fine. Poi adesso diciamo che giustamente va detto che nei salumifici ora si fanno tante pancette, sono stati introdotti dei macchinari ma che non vanno a variare la qualità del prodotto, tipo la macchina che la lega, perché se uno deve legare 1000 pancette al giorno si spacca la mano, la macchina che la lega non va a cambiare, diciamo, la qualità del prodotto. Anche la pancetta in questo caso viene imbrigliata, si possono dare anche solo 8-20 la pancetta, così facciamo il nostro lavoro stesso. Ci ricorda il suo nome? Mazzoni Fabrizio.
l'uomo che ha visto più coppe di tutti nel mondo. Lo posso dire perché ho cominciato da ragazzo quando nei macelli, adesso nei sumifici noi trasformiamo circa 14.000 pezzi alla settimana. Dunque, un po' di coppie l'ho vista. Quando si prendevano pure gli schiaffi sulla coppa? Sul coppino non è così morbida, ragazzi. Adesso si dà gli schiaffi ai ragazzini sul coppino, si viene denunciati. Una volta se me lo dava il professore a me, arrivavo a casa e mia mamma me ne dava un altro. Fino agli anni 90. Qua io la leggo con dello spago normale, ma si può, anzi, sarebbe meglio legarlo con dello spago elastico, perché lo spago elastico cosa fa? Tira sempre in direzione del prodotto. La pancetta, siccome è un arrotolato, non cala dall'esterno verso l'interno, ma cala, siccome proprio è un arrotolato, all'interno, perché la catena secca. Bisogna stare attenti a non farla calare troppo, se no si stacca, se si stacca si infiltra e poi ciao così. Andiamo a legare, qua c'è un po' intenerita. Si fa fatica, potevo anche ballare. No, anche questa è legata. No, magari su Instagram, sui social, è tutto effetto. Sì, perché almeno si, tra virgolette, si guarda un po' meno la qualità, ma si guarda più l'aspetto, diciamo, che può fare spettacolo. Ma a parte che penso che sia uno spettacolo, non so se so far bene io, ma vedere fare i saluti come fa la focaccia, penso che sia uno spettacolo per tutti. Quello che dicevo prima, se uno deve legare 1.000 pancette in un giorno, naturalmente. Ma si faranno pure di calli? No, si faceva una volta e si usava un guanto di Corano. Si metteva il famoso guanto di Corano sulla mano e si legava tutta mano. Si legavano. Ma come le fanno anche molti già ancora, a mano? Però torno a ripetere, hanno inventato questi macchinari che sono manna dal cielo. La difficoltà, allora, diciamo che i prodotti DOP, fino diciamo, alla parte della salatura e della cucitura, quella che state vedendo voi, sono anche abbastanza semplici. La parte più difficile è la stagionatura, che deve essere lenta, nell'ambiente giusto, il prodotto deve calare, non deve seccare, cioè è tutto un insieme di cose che deve arrivare al cuore come all'esterno. Se tu riesci a stagionare la coppa allo stesso modo, all'esterno come al cuore, è perfetta. Se cominci a farla tirare un po' in cella, ti secca fuori, non ti cala di peso, ci guadagni di più, mangi una fetta che è fuori tutta secca, dentro molliccia. Invece deve essere uniforme, quando mangi una fetta la tagli, deve essere integrale, non si deve sbussolare, deve essere perfetta. Puoi far bene tutto prima, ma se poi sbagli la stagionatura... Esatto, la stagionatura è molto importante, la cosa più importante è il salume. Ecco, io direi un bel applauso per... Poi se volete faccio anche i nostri avanti.